È stata l'occasione per tracciare un primo bilancio della stagione, l'evento organizzato all'Idola Fenice dall'IPD Milazzo Messina. Il presidente Roberto Chezzone e il vicepresidente Pasquale Pianese hanno voluto ringraziare i numerosi volontari e le famiglie che stanno contribuendo alla crescita dell'associazione e che lavorano ai progetti ormai punti di riferimento per tanti giovani con sindrome di Down. Oggi è un momento di convivialità e anche un momento molto bello, però idealmente per noi rappresenta, oltre allo stare insieme, un momento di fine delle attività, diciamo, in sede per prepararci poi alle attività, diciamo, estive, di cui l'attività più importante è il progetto a Gonfieville, ma ci saranno i saggi dell'ippoterapia, il saggio della musicoterapia che è stato annunciato, tutta una serie di attività estive, comprese quelle che si svolgeranno a Nizza di Sicilia, che valorizzeranno ancora di più la proposta e le attività dei nostri ragazzi. All'evento ha partecipato l'assessore Servizi Sociali e Solidarietà del Comune di Milazzo Giovanni Di Bella ed è stato premiato il dottor Francesco Badessa per il suo costante impegno e per aver ideato e portato avanti, in collaborazione con la Lega Navale di Milazzo, il progetto a gonfie vele. Sono tanti i volontari che si stanno avvicinando. Sì, alcuni li ho conosciuti anche oggi, vedo due ragazzi che fanno il ballo, tra l'altro molto bravi, mi dicono che sono stati anche alla RAI. È segno di una maggiore sensibilità del territorio e che per il piccolo che facciamo noi passa il messaggio dell'attenzione a queste persone che sicuramente hanno tante potenzialità ma che hanno bisogno di ciascuno di noi.